Siamo un gruppo di operatori della casa protetta Tarlassi di Cotignola, nella quale vivono 40 anziani. Come vedete, la nostra struttura ha un discreto spazio esterno, ma attualmente le parti utilizzabili sono esclusivamente quelle cortilizie, in quanto non esistono rampe di accesso ai terrapieni erbosi e alberati, né percorsi accessibili a persone non autosufficienti. Simpatia. Silvano, hai visto che bellissima giornata? Sì, è proprio una bella giornata. Mi porteresti un bel fiore? Vorrei, però i fiori non ci sono. Canzone su quel musetto, acqua e sapore. Tu hai il pollice verde. Che fiori coltivavi nel tuo giardino? Io un po' di tutto. Mi piaceva molto coltivare i fiori, ne coltivavo di tanti tipi, i gerani, le viole, le petunie, tanti vasi e poi le rose. Allora non sarebbe bello piantare dei pianti anche qui? Sono siti morniti, dei mitagni, giardino e brise. Poi, in effetti... Caro lascio, tanti. Ma andiamo a prendere un caffè sotto il gazebo. Ma non abbiamo un gazebo, Anna Maria. È vero, non va per niente. Vorrei fare un giretto in giardino e poi riposarmi sotto al gazebo. Vorrei prendermi cura dei gerani nel giardino. Vorrei una banchina con un po' d'ombra. Dacci un sburon. Il nostro obiettivo è rendere fruibili in maniera completa, ottimale e sicura queste aree verdi. Ci piace pensare al nostro futuro giardino come a un filo verde che ci unisce, un piccolo polmone che, integrato nella città, colleghi un gruppo di persone speciali, i nostri anziani, al territorio e al resto della società. Miglioriamo la qualità della vita dei nonni della casa residenza Tarlassi Zarabini di Cotignola. Facciamo crescere insieme il loro giardino attraverso la qualificazione delle aree verdi della struttura. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, cittadini, familiari, operatori, aziende, fornitori, istituzioni, per creare un giardino accessibile e sicuro che permetta ai nonni della casa protetta Tarlassi di godere della serenità e delle energie positive che solo la natura può trasmettere. Questi sono i nostri sogni, sono i desideri di tutti i 40 ospiti del Tarlassi Zarabini. Perché questi desideri diventino realtà, abbiamo creato il progetto Un filo verde che ci unisce. Ora, per realizzarlo, ci serve l'aiuto di tutti, cittadini, imprese, associazioni, anche il tuo.